orribili barzellette alla radio, mi è venuto un mal di testa. Ha chiamato qualcuno? Te la ricordi questa camera, Sam? Bene, ancora due capsule e sarò a posto. Che ne pensi? Amore! Troppo bianchi? No, molto, molto carini, con la camicia beige. Questi non stingono, sai, fra 100 anni, quando sarò morto e sepolto, saranno ancora dello stesso colore. Magnifico, eh? Il becchino ne sarà abbagliato. Plaza Suite 719 è un composite di due lavori di Neil Simon. Il primo è Appartamento al Plaza, che è costituito di tre atti unici, al quale abbiamo aggiunto una sorta di comica finale, che nel suo titolo originale è Uomo a Terra, ed è tratta da London Suite, che è un'altra opera sempre ambientata in un grande hotel. Io non bevo, ma tu bevi pure. Io ho un appuntamento dal parrucchiere alle 5. Che cosa prendi? Vodka lemon. Arriva subito. La particolarità di questo spettacolo nasce dal fatto che la scrittura di Neil Simon utilizza in qualche modo la leggerezza, la comicità, la farsa per creare delle persone, non dei personaggi. Delle persone che sono come noi, con i nostri difetti, con i nostri pregi, con le nostre bassezze e con i nostri grandi slanci di generosità. E il viaggio che farete è proprio questo. Il prossimo passo è avere la porta sfondata. Roy, non farlo. Mimsy. Roy, non farlo. Sto arrivando. I primi tre quadri, quelli di Appartamento al Plaza, raccontano proprio di tre storie di coppie, in qualche modo. Tre coppie molto diverse, con motivazioni personali molto diverse, ma che si ritrovano in questa suite. Il quarto quadro è invece in qualche modo un po' virato più appunto sulla comica finale, e vede tutti gli attori riuniti in scena per una classica pièce di errori, porte che sbattono, cose che non dovrebbero succedere invece succedono. Gesù, è lontano 20 chilometri! Arrivo! Non riattaccare, ti prego, arrivo! Aspettami! Adi! Abbiamo usato la cameriera per unire questi quattro quadri nel tempo, nel senso che abbiamo attraversato praticamente quattro decenni. Il primo è ambientato a metà degli anni 70, il secondo negli anni 80, il terzo negli anni 90, il quarto negli anni 2000. E il segnale del passaggio del tempo è dato da questa cameriera che fa da trait d'union fra le pièce, che cambia colore di capelli, cambia foggia nella sua pettinatura e cambia soprattutto due elementi piccolissimi di scena che però ci danno il senso del trascorrere del tempo, quindi il telefono, che di volta in volta è un telefono in qualche modo di design riferito a quel decennio, e i fiori, che sono un simbolo ogni volta di freschezza, di novità, di tempo che passa. Dove ti nascondi, bel maschione? C'è una gattina tutta per te. Sei sul lettone. Ah, sto arrivando, lo sai. Eccomi qua. Tutta per te. Eccomi qua. Speriamo che l'operazione sia piacevole. Non è sicuramente una commedia nella quale si ride a crepapelle, ma certamente una commedia che, pur nella sua leggerezza, fa pensare. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me.